La religiosità di Sternatia per secoli è stata animata dalla presenza del convento dei frati predicatori, intitolato Santa Maria di Tricase. Posizionato nel centro dell'abitato, il nucleo più antico del convento dei Domenicani venne istituito dai frati a cavallo dei secoli XV e XVI. Dopo una prima chiusura avvenuta durante la riforma innocenziana, la struttura fu rinnovata e riedificata nei primi anni del Settecento, per essere definitivamente soppressa e incamerata con l'attuazione delle leggi napoleoniche all'inizio dell'Ottocento, durante il regno di Gioacchino Murat. La fisionomia esterna dell'edificio si organizza in forme austere e monumentali, sviluppandosi sull'orizzontalità degli spazi. Sono i balconi e il grande loggione a interrompere il rigore prospettico, insieme al possente portale d'ingresso, impreziosito dalla decorazione a bugnato. All'interno si apre il grazioso e luminoso chiostro del convento, caratterizzato al centro dalla presenza della sobria vera del pozzo. Nel palazzo oggi ha sede la casa comunale, insieme agli uffici amministrativi del municipio sternatese. Ad affiancare il complesso conventuale vi è la chiesa dei Domenicani, contraddistinta dalla facciata solenne e da delicate decorazioni. Il grazioso portale è sormontato dall'arma religiosa dell'Ordine dei Predicatori, ovvero da un cane che regge tra le fauci una torcia accesa. Gli spazi interni si armonizzano in un'aula unica, dove fa sfoggio l'arte edilizia decorativa del Settecento di Terra d'Otranto, messa in risalto dalle cappelle laterali e dall'elegante altare maggiore. La chiesa di Santa Maria di Tricase conserva nel suo apparato iconografico la bellezza e l'eleganza delle committenze domenicane della Puglia meridionale, quando l'arte sacra era utilizzata dai frati mendicanti per la catechesi e l'evangelizzazione dei popoli.